secondo. Senti, io rimetto velocemente l'ambra. A te, Ambra. K, mica K, comunque si era attiva mia gringellona, gringellona, non so se giala, che ti vuole salutare. Attenta un attimo, attenta. Francesca, solo un secondo che ho cambiato il nome con giala. Speriamo che questa volta non ce ne sia un'altra per poter copiare e per poter parlare e modulare meglio, insomma. A te il break. Gaffa, Maria Teresa, mi sembra che ti chiami R, e in ogni modo parla un pochettino più lontano perché per me mi arrivi troppo forte. Evidentemente siamo vicinissimo, saremo scoperti, non lo so, perché tuo fratello, mi sembra tuo fratello, non ho capito, un granché, cioè non mi ricordo, riesco a copiarlo molto meglio. Ciao, comunque ben riascoltata, e io ti rimetto immediatamente il mic e vai pure per la Brancastello, a te Brecche. San Castello, qui Giada, ieri cioè, mi chiamavo con nome di Luna Secondo, ho cambiato con Giada, speriamo questa volta sia meglio e non ce ne sia un'altra. Ti faccio i miei salutoni e ti rimetto il break. KR Giada, allora vadi per Giada R e c'è una Giada in provincia di Chieti. Ok, al cubaccio, io giro molto, scusami amiche, ma chiarisci questo quesito? La sorella dell'amico Ambra o la mamma? Avanti Giada, cambio cambio. San Castello, sono la sorella di Ambra 1. Scusami per la mamma allora. Ok, al cubaccio, capito Francesca, cambio? E no caro San Castello, è grave non conosci la voce di una donna anziana. A te San Castello, ora canti cambio. KR canti? Porca loca, a me arriva con una voce abbastanza cupa e la Francesca mi darà R o meno, vai Francesca. KR Francatello, sì, effettivamente arriva con la voce un po' cupa, però si sente, si sente, adesso non so a te come ti arriva, però si sente che è giovanissima. E poi te lo dovresti ricordare di ieri sera, ha detto pure l'età, anzi, fra poco ha detto che si sposa Brancastello, quindi da parte tua il tuo sbaglio è davvero imperdonabile. Ciao Cande, scusa se non ti avevo salutato prima. A chi rimetto? Ah, io rimetto il micro a Satanaccio, a te. Ah, eccomi. Buongiorno a tutti. Io non avevo sentito prima le sigle. Ciao Papola. C'è sta, mi pare, lì la Cante, c'è la sorella di Cante. Risaluto tutti, Senz'altro, Francesca, o Brancatello. Beh, oddio, diciamo che prima volevo dire io che Francesca dovrebbe parlare poco, capito, Brancatello? Ok. E ragione, comunque. Roger, volevo solo stuzzicare Francesca e Brancastello. Roger è per le voci femminili. Anche che, come dici tu qualche volta, ci possono far arrabbiare. Ehi, porca miseria, tanto qui è tutta un'arrabbiatura, Brancastello. Ieri sera eravamo in questi qui con la Mandrake, c'era la Bologna, appunto. Alle 1:30, 1:30, le due, non mi ricordo, la 1:30, e c'è stato uno che si è divertito a sfasciarci a tutti i costi il QSO, così a quell'ora di notte. Io vorrei sapere una persona che potrebbe benissimo andare a dormire con 40 canali liberi. Mannaggia sta frequenza, Brancastello. E Roger, comunque, lasciamolo perdere questo argomento. Io non lo so, io fra un po' bisogna che faccio QRT, mannaggia la peppa, perché vado veramente a caricare qualcosa che ancora non ho messo sotto i denti niente. Ero entrato più che altro per parlare un po' così e salutarti Brancastello e tutti gli altri, Roger, pertanto annuncio il mio QRT. Scusami Brancastello, io ripasso a te, d'altronde sei il capomaglia, la stazione più forte, e ti facciamo lavorare. A te Brancastello. Sede nel negativo per una stazione più forte, perché chiuderei immediatamente. Io sono sempre il modestissimo Cafone di Montagna, oggi e per il futuro, sempre. E ho K Roger. Ascoltato.
sta ad ascoltarti perché ti trovavi in una posizione brutta, diciamo. E la colpa era la mia, perché in quel periodo non sapevo, cioè c'avevo un QRM fortissimo a 7, che adesso poi ce l'ho a 2 e 3, e non riuscivamo a capire di quello che poteva essere. Poi dopo 5-6 mesi abbiamo capito che dipendeva da un trasformatore che avevamo qui a casa, e l'abbiamo capito appunto quanto si è rotto. Allora qui funzionava tutta la perfezione. In ogni modo adesso, appunto per poter ascoltare bene tutti, abbiamo ridotto lì un qualcosa, e io il QRM ce l'ho sempre a Santiago 3 o 4, 2, 3, 4, appunto per questo che quando sento qualche break a quel Santiago lì, Francesca non lo fa mai entrare, perché è la faticaccia per me tirarlo fuori, e poi non me va sinceramente di stare lì a sfiatarmi, io le stazioni che non sento bene è negativo, sarò maleducata, ma non le faccio entrare. Allora, a chi devo rimettere il microfono? Un'altra cosa, Brancastella, quel tempo c'è stata anche l'altra stazione, la Isola, non so se tu te la ricordi adesso, cioè che la scambiavi senz'altro per me, perché eravamo in due e ancora adesso qualche volta moduliamo in due, però la modulazione è sempre la stessa, e quindi molti si confondono, però in quel periodo mi ricordo che c'era anche lei. Allora, io rimetto il micro a cosa, come si chiama? A Cante, di Civitanova, a te Cante, perché...